Ciao a tutte, sono Olivia Iacolare, Master Crystal Nails. In questo tutorial di oggi vi voglio presentare dei nuovissimi prodotti che sono i Mosaic. Cosa sono i Mosaic? Sono bellissimi innanzitutto per la loro praticità nel lavoro da salone. Ci ricordano un pochettino la tecnica del craquelé. Tecnica utilizzata tantissimo nel decoupage. Grazie a questo prodotto la superficie risulterà completamente crepata, quindi con delle screpolature. Adesso vi mostro. Abbiamo quattro colorazioni, quindi rosa, pesca, bianco e magenta, un magenta scuro. La densità di questi prodotti non è come quella di un gel, ma li troviamo molto più liquidi, quindi hanno la consistenza, hanno una densità come quella di uno smalto classico. Dopo nella dimostrazione si percepisce sicuramente meglio. Quindi vado a opacizzare la tip, sto utilizzando le tip nude, spolvero, dopodiché passo all'applicazione di una base che mi serve, quindi cosa vado ad applicare sotto al mosaic. Un prodotto con strato di inibizione che può essere o un 3 step o una base compact clear oppure la colla Pro Foil. In questo caso ho deciso di utilizzare come sfondo il foil oro che verrà applicato con uno strato di colla Pro Foil. Questo prodotto è bellissimo perché finalmente possiamo avere una coprenza perfetta del Foil Extreme. Quindi faccio una stesura sottile di questo prodotto e la faccio polimerizzare in lampada LED 60 secondi, in lampada UV 2/3 minuti. Vado in lampada. Una volta che la polimerizzazione è terminata, ritaglio un pezzettino di foil con un pad imbevuto con un pochettino di cleanser, vado a eliminare questa patina biancastra in modo da facilitare il trasferimento. E faccio pressione su tutta la superficie. Una volta applicato il foil su tutta la superficie, ho la necessità di ricrearmi uno strato appiccicoso, quindi uno strato di inibizione, dato che il foil mi rilascia una superficie completamente liscia. Quindi faccio uno strato sottile di profoil e rivado in lampada. Polimerizzo nelle tempistiche classiche. Ovviamente questo passaggio, se utilizzate un 3 step o la base compact clear, non dovete farlo in quanto già di per sé il prodotto rilascia strato di inibizione. Con l'applicazione del mosaic, in questo caso ho scelto il colore bianco. Lo stenderò non troppo sottile, quindi faccio uno strato un pochettino più corposo. Questo perché? Perché più il mio strato sarà corposo e più avrò delle crepature grandi. Se invece il mio strato sarà molto molto sottile, allora saranno un pochettino più piccole. Quindi non faccio troppe passate perché abbiamo detto che il mosaic ha la consistenza simile a uno smalto, quindi potrei creare delle striature. Vado su tutta la superficie. Come vedete, anche se è molto liquido, in realtà è molto molto coprente. Fatto questo, devo attendere circa 2-3 minuti che la superficie si screpoli totalmente. Una volta che mi sono accertata che tutte le parti della tip siano crepate, allora posso andare in lampada per ultimare la polimerizzazione. Dopo circa 2 minuti all'aria, il risultato è questo. Quindi la superficie risulta completamente crepata e si vede benissimo anche l'effetto del foil che mi dà veramente tanta tanta luminosità. Utilizzate sempre dei colori in forte contrasto tra di loro. In questo caso, ad esempio, ho utilizzato come base un colore 3 step della nuova collezione, precisamente il 3S126. Come potete vedere, l'effetto è molto molto più delicato rispetto a quest'ultimo. Quindi, in base anche al gusto
e allo stile della cliente, decidete poi il colore da mettere come sfondo. Quindi, fatto questo, polimerizzo la tip anche in lampada per circa 2 minuti e sigillo con il top cool. Cercate di fare uno strato molto corposo di top cool oppure di farne addirittura due, in modo da dare una protezione maggiore sulla cliente. In questo caso non ce n'è bisogno perché è una tip, ma sulla cliente fate attenzione anche a sigillare bene la punta, in modo da non permettere al prodotto di potersi sbeccare, di potersi rompere. Vado in lampada 2-3 minuti e a questo punto posso procedere o all'applicazione di Swarovski oppure a un ulteriore nail art. Finale, ho voluto rendere matte la superficie utilizzando il matte ever in modo da farvi vedere anche questa variante qui. Ho poi realizzato in superficie dei decori tridimensionali utilizzando il Lash Gel White. Questa tecnica la potete vedere al corso Plastic. Detto questo, io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi sia stato d'aiuto. Se avete ulteriori domande, o dubbi al riguardo, potete postarle nei commenti e vi risponderò al più presto. Vi mando un forte bacio e vi lascio, al prossimo tutorial. Ciao!